Allora ci sarà chiaramente il funzionario che farà il verbale perché sarà legato agli atti del Consiglio e poi se ci stanno domande degli interventi, poi vediamo il funzionario che cosa ci dice. Ah, è del consigliere. Allora faccio prima di tutti gli atti parlando di bilancio preventivo, prima di organizzare il bilancio preventivo, credo che sia opportuno fare una piccola premessa. Perché ovviamente da questo diciamo fare questa premessa perché da questo si può capire come si è arrivati alla fine al bilancio preventivo di quest'anno. E quindi purtroppo bisogna parlare di crisi economica e quindi è una parola che forse ormai si sente, diciamo, ormai è diventata quasi antipatica, la crisi economica, però credo che sia importante sottolinearla perché ovviamente la crisi economica va ad incidere sulle scelte nazionali e ovviamente le scelte nazionali poi vanno ad incidere su quelle che sono il nostro contesto locale. In più si è aggiunto, come già detto bene il sindaco, anche un'incertezza, c'è stata un'incertezza legislativa per quanto riguarda alcuni tributi, infatti si è arrivato a novembre ad approvare il bilancio preventivo. L'incertezza sui tributi, lo dico, che ovviamente voi avete sicuramente seguito, è sulla TARES, che sarebbe la nuova tassa sui rifiuti. Fatta questa premessa, comunque diciamo, la prima cosa che voglio sottolineare diciamo, per analizzare il bilancio preventivo è che con tutte queste, diciamo, difficoltà, comunque diciamo, l'amministrazione diciamo, ha tenuto i conti in ordine senza aumentare le tasse. Credo che sia comunque un aspetto importante da sottolineare perché ci rendiamo conto, come ho già detto prima, che la crisi economica comunque crea disagio a molte famiglie e quindi credo che tenere comunque le aliquote diciamo, allo stesso livello di quelle dell'anno scorso, quindi non aumentarle, sia già un buon risultato. Analizzando più nello specifico quelle che possono essere diciamo, le entrate tributarie, possiamo parlare dell'IMU che ha come, viene riportato in bilancio come importo sui 236.561, che ovviamente come sapete, è stata cancellata sulla prima rata, però ovviamente non per tutto, perché diciamo, ci sono alcune abitazioni che vengono considerate privilegiate, quindi 1,8 quindi ancora vengono applicate, però diciamo, sul nostro bilancio mi sembra che sono messo 2.670 euro per quanto riguarda quelli che riguardano la prima casa. Però ovviamente le aliquote sono rimaste invariate, quindi 4 per 1.000 euro la prima casa, che come ci ho detto riguarda le prime privilegiate, e il 7,6 per 1.000 per le seconde case e per gli altri. In più anche per quanto riguarda l'IRPEF è rimasto invariato, quindi sempre allo 0,70%, quindi uguale all'anno scorso, e l'importo riportato in bilancio è di 215.000 euro. La tassa che ho già detto io ha sostituito la TARES, che è la nuova tassa sui rifiuti solidi urbani e sugli altri servizi, che ha sostituito la TARSU, che sarebbe la vecchia tassa sui rifiuti solidi urbani. Anche in questo caso diciamo, la normativa vigente prevedeva diciamo, la possibilità di mantenere le aliquote, le vecchie aliquote che venivano applicate con la TARSU. Però c'era un vincolo, cioè nel senso che comunque poi l'intero posto doveva essere coperto, diciamo, l'intero servizio doveva essere coperto diciamo, dalle entrate che venivano dalla raccolta dei rifiuti. E quindi anche su questo aspetto credo sia importante sottolineare comunque l'accurata gestione che ha fatto l'amministrazione perché siamo comunque riusciti a contenere i costi, ad applicare quindi ancora per quest'anno, visto che la normativa c'è ci dava la possibilità di fare le vecchie aliquote tasso e questo perché è importante? Perché diciamo, con la nuova TARES molto probabilmente ci sarà un aumento, potrebbe capitare che ci sia un aumento di questa tassa, soprattutto per le attività commerciali, quindi credo che già quest'anno noi che siamo riusciti a non aumentare questo tipo di tassa, credo sia stato già un ottimo risultato proprio perché credevamo che sicuramente avesse avuto sicuramente un'incidenza negativa sull'attività commerciale. Che altro? L'altra cosa che posso sottolineare? Sulla TARES e TARSU è chiaro che noi abbiamo aspettato, consentendoci la legge di poterlo fare, di applicare la TARSU ancora, sì,
però per una quota parte, quindi lo 0,30 che va diciamo allo Stato, su quello lì non lo provo. Sì, fermo restando, questo perché, come diceva giustamente il consigliere, la questione qual è? Che facendo una simulazione come a Natale, che poi tutti voi state seguendo un po' queste allora facendo una simulazione sulle attività commerciali, sui servizi, cioè veniva una cosa veramente spaventosa. Per intanto noi abbiamo cercato di non mettere diciamo, in bilancio e di non applicare queste cose, sperando che poi le cose migliorino. Però una buona parte comunque va pagata, che è quella riferita allo Stato dello 0,30. Sì, poi l'altra cosa che voglio sottolineare è che c'è stata una forte riduzione della spesa corrente, se non vai dal bilancio si prevede sui 158.000 euro, sì, sui 158.000 euro di riduzione di spesa corrente, quindi questo è un altro aspetto importante da sottolineare, proprio perché questo significa che l'amministrazione sta investendo in modo oculato, sta comunque cercando, visto che come già detto c'è una crisi economica, c'è l'incertezza legislativa, in più ci sono riduzioni drastiche da parte dei trasferimenti da parte dello Stato, della regione, quindi si cerca comunque di tenere i conti in ordine, non aumentando le tasse, ma cercando comunque di risparmiare sulle spese corrente, ovviamente per quel che si. E un esempio che voglio fare su tutti, che forse può dare più diciamo più vi può far capire di più diciamo, questa questione, e non so se voi sapete che noi abbiamo installato i pannelli solari. Questo credo sia già un aspetto importante proprio nella gestione oculare, perché far installare i pannelli solari, oltre ad avere diciamo, un'entrata, il comune oltre ad avere un'entrata con il canone che avrà annuale, per, anche se non è tantissimo, in bilancio sono 2.500 euro, per diciamo che la società che ha installato i pannelli solari dovrà passare al comune per, diciamo, per l'utilizzo del suolo, ovviamente poi ci sarà una diminuzione drastica della spesa per l'energia elettrica, questo ovviamente si vedrà negli anni a venire, quindi ci sarà un'ulteriore riduzione della spesa successivamente. E anche in questo caso diciamo, c'è una nuova entrata, quindi si cerca di trovare nuove entrate in diversi modi e di ridurre la spesa. E questo è quello che riguarda diciamo, soprattutto diciamo, la spesa corrente, cioè, diciamo, la gestione ordinaria. Per quello che riguarda invece la progettualità, credo che anche in questo caso diciamo, sono stati fatti, il Comune ha partecipato a diversi progetti. Quello più che tra i tanti che voglio sottolineare e quello che forse può riguardare più voi personalmente è quello diciamo, che il progetto di un percorso turistico per riprendere il sentiero della Madonna del Roseto, e stiamo aspettando ovviamente di essere finanziato per realizzarlo, ma ce ne sono insomma, tantissimi altri, posso fare degli esempi, lavori di ristrutturazione e adeguamento degli edifici scolastici. Quindi sono state richieste finanziamenti per l'edificio scolastico, per il palazzo locale, per la sistemazione e il risanamento idrogeologico del vallone Radilli. In più, insomma, altri progetti però che inutili ovviamente sono pubblicati, il lavoro di sistemazione strade comunali. Quello che pure mi preme che mi ricollego ai pannelli solari, quindi sempre ad una gestione oculata, è quella dell'installazione dell'installazione dell'illuminazione a LED, su cui stiamo lavorando, si sta cercando di fare, appunto si è fatto un bando, si sta cercando di trovare il modo come installare questa illuminazione a LED, l'illuminazione pubblica a LED, che porterà alle casse comunali un risparmio importante, perché l'illuminazione a LED porta un risparmio del 70%, quindi anche questo significa progettare per il futuro, perché ovviamente avere risorse fresche a disposizione da parte del Comune è una cosa ovviamente utile e ottima. Sotto l'aspetto che può riguardare più l'associazione, ovviamente i fondi che il Comune mette sempre a disposizione sono ovviamente i 15.000 euro che vengono messi per la festa dell'UA, gli altri fondi che vengono messi in bilancio sicuramente sono 2.000 euro per quanto riguarda le attività ricreative e le iniziative sportive. Altre cose importanti che sono, è giusto sottolineare,
sottolineare anche l'apertura della biblioteca comunale, che abbiamo fatto, che comunque abbiamo messo a disposizione anche in quel caso dei fondi, proprio perché crediamo sia importante ripristinare questo tipo di attività. Tutto qua. Per concludere vorrei concludere dicendo che sicuramente, con le premesse che ho fatto in precedenza, credo che comunque questa amministrazione sia stata comunque capace di tenere, come ho già detto prima, i conti in ordine, di fare l'ordinaria, di gestire in maniera efficiente l'ordinaria amministrazione, ma anche per soprattutto di progettare una futura.